Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po' scontroso. La madre lavora in un consultorio di periferia e farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un uomo ombroso e affascinante che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di rabbia. I genitori di Pietro sono uniti da una passione comune, fondativa. In montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura sposati ai piedi delle tre cime di Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre, anche nella tragedia, e l'orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto e nostalgia. Quando scoprono il paesino di Grana, ai piedi del Monte Rosa, sentono di aver trovato il posto giusto. Pietro trascorrerà tutte le estati in quel luogo, chiuso a monte da creste grigio ferro e a valle da una rupe che ne ostacola l'accesso, ma attraversato da un torrente che lo incanta dal primo momento. E lì, ad aspettarlo, c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole. Ha la sua stessa età, ma invece di essere in vacanza, si occupa del pascolo delle vacche. Iniziano così estati di esplorazioni e scoperte, tra le case abbandonate, il mulino e i sentieri più aspri. Sono anche gli anni in cui Pietro inizia a camminare con suo padre. La cosa più simile a un'educazione che abbia mai ricevuto da lui. Perché la montagna è un sapere, un vero e proprio modo di respirare, e sarà il suo lascito più vero. Eccola lì, la mia eredità, una parete di roccia, neve, un mucchio di sassi squadrati, un pino. Un'eredità che dopo tanti anni lo riavvicinerà a Bruno. La montagna non è solo neve di rupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. La montagna è un modo di vivere la vita, un passo davanti all'altro, silenzio, tempo e misura. Lo sa bene Paolo Cognetti, che tra una vetta e una baita ambienta questo potentissimo romanzo. Qualunque cosa sia il destino, abita nelle montagne che abbiamo sopra la testa. Ai libri di Carletto, Le otto montagne, il nuovo di Paolo Cognetti, editore Einaudi, collana Super Coralli. Alla prossima settimana con un nuovo libro, sempre qui sul canale YouTube Carletto Romeo e sulla pagina Facebook Carletto. E non dimenticare di portare con te sempre un libro.